quando in campeggio. Che dirà quel pallone, eri un fenomenino, tu eri. Ah, che io stavo alla dodicesima strada e te alla 13. Sì, sì. Alla finita del cordone. Cordone. Si faceva il tornavi tutti i campi. 12 anni. 12 anni. Io sono arrivato a 12 anni. 12 anni alla Fiorentina, l'87. Gli allevi 16. E c'è 7 anni, non c'aveva nemmeno la patente. No. E io mi ricordo ti veniva a prendere a casa, sì, ti portava agli allenamenti, sì, e avevo premura che il ragazzo giocasse no bene, benissimo. Quindi... E poi aspetta, la cosa bella è che quando è esordito, avevo tre compagnie a pigiama a casa, sì, arrivavano i nomi e con me. Sì, perché io ho detto, cazzo, questo è un po' perdersi nelle stronzate, no? E poi ci ha fatto male. Il suo apo, Giampaolo, ritornava, diceva, che vuole questo, no? Io invece ero lì che... Siete lì, già, ti facevi la chioccia. No, cioè, volevo fare già il procuratore. Guarda delle sorti in Serie A, ma in primavera il suo fenomeno ha girato contro un altro grande fenomeno, Alex Del Piero, ma mi sembra è lui. Io c'ero e risultavo un pochino più forte a quei tempi. Se te avevi la testa del Piero, tu potevi essere molto di più. Ma non era lui, bravo. Lui faceva la Champions League di Gin Tonic. Perché a 18 anni non puoi prendere e già pensare cosa devi fare. Poi c'è chi è predisposto. Per esempio, Del Piero era predisposto in quella maniera. Lui è l'auto che si impegnava. Ma chi? Ci fosse impegnato. Ma si impegnava lui? Ma che uscì fuori? Una dote naturale. Quanti rammarichi hai per una persona mette incariata di venire? Ora tu fa piangere anche io. Non fa piangere. No, la mia pianta, nel senso. Ma l'ha fatto piangere tante volte. Ora! Stefano, sì, mi dispiaceva come amico, che altro che lui. Però non ha mi sentivo. Quando uno fa una cosa del genere sbaglia. Comunque di fatto penso il fil'amore, per l'affetto, per l'opportunità che ci avevi, sei una fante. E la seconda volta che io lo sentivo andare a Brescia, non capisci proprio un cazzo. Ragazzi, ma chi è? Che ho tanto, da ma di fatto, ma se sei un amico, allora, e che ti dici, bravo, sei una testa di cazzo. E poi per gli altri faccio puntare il dito. Noi di fatto, bene o male, ci ha toccato a tutti. Il problema suo è stato chi l'ha tirato di qui, chi l'ha tirato di là. Lui si è fatto tirare un po' da tutti. E la verità è che non ha tirato lui. Non ha tirato lui, però. Comunque la cosa più bella è prendi la dita, dai. Questo ti va dato atto. Guarda, ti giuro, sono io il primo a scherzare. Perché uno ti fa la battutina, ti dice guarda non c'è problemi, io l'ho fatto. Cioè, allora riprendi il difetto, non ti diranno più niente. Ma se te tu gli rispondi o tu gli dai, in modo, tu gli incidi ancora. Posso dire questa cosa, ne ragioni bene ora. Perché tu sta bene, certo, se tu stavi nella merda ancora, no, però dai una fortuna di trovarti comunque. Si può pensare quello che posso aver fatto nei 12 anni di squalifica, so solo io quello che ho fatto e quello che ho distrutto e quello che ho passato. E questo che ho passato io non lo auguro nemmeno il peggior nemico. Ma quando mi hanno detto a me, a chi lo dedichi il gol se fai un gol? Lo dedico a me stesso, perché quello che ho passato io non l'ha passato nessuno. Ti posso dire una cosa? E basta. Perché ho perso tutto quello di bello che avevo. Ma so che prima o poi lo ripeto. Non ho paura a dirlo, ciò che tu sei stato, io sono stato. Ciò che io sono, tu sarai. Il ragazzo gioca bene, il ragazzo gioca bene. Il ragazzo gioca bene, il ragazzo gioca bene. Mi emoziono ora, figurati domenica.